1, 2, 3, pro. Sassa. E siamo qua, buonasera ai Fabia Festival. Oh sì. E da giù. Salve ragazzi, siamo qui questa sera a dare il kick-off alla seconda serata di Efebbia e lo faremo con questo momento d'incontro che è una collaborazione tra gli splendidi ragazzi e ragazze di Efebbia che tirano su questo parco, questi gazebo e queste giornate di musica e non solo, grazie mille, e DETA, Dipartimento Europeo per la Tutela dell'Androide. E poi avremo chi ci spiegherà meglio per cosa stia questo acronimo e queste parole. Il talk che stiamo introducendo ha il titolo Save Planet, Kill Humans, che è un motto che si può prestare a varie interpretazioni, forse solo ad una, però si può provare a chiacchierarci intorno. Noi abbiamo deciso di farlo con una platea appunto per riunire i vari temi che ci sono cari, come chiaramente la tutela dei diritti degli androidi e altre questioni che comunque sono contingenti come l'ambiente ma anche la società. Qui con me vedete su queste panche Elena Velena, voce storica del punk che saluta, nonché attivista DETA, Emanuele Piglia, editore di Editore, Tommaso Ioaz di Ultima Gera, com'è? Tommaso Ioaz, pardon. A seguire Francesco Fossati, Lega Ambiente, e Hermes Maiolica, presidente di DETA, che appunto sta propiziando la conversazione spiegandoci cosa è DETA, perché parliamo di diritti dell'androide e cosa ci ha portato qui questa sera. Allora, iniziamo. Sì. Un applauso, grazie. Al presidente. Sì, grazie. Incoraggiamento. Sì, il DETA è un'associazione, la teoria, basata sulla teoria della roboetica universale, che è stata pensata nel 2019, ma nel 2020 abbiamo proprio fondato il sindacato per la difesa dei robot attraverso un'associazione. Quando parliamo di dare diritti e dignità alle macchine, non è che siamo matti oppure è semplicemente una provocazione, ma per dignità alle macchine noi intendiamo che un giorno i robot avranno dei sentimenti oppure provano dolore e quindi vanno difesi per questo. Intendiamo dignità alle macchine, soprattutto umanoidi, no? Antropomorfi, perché la direzione da robotica, soprattutto quella domestica o generale, sarà sempre più vicino al simile a noi a livello di corpo e anche l'atteggiamento dell'intelligenza artificiale. Stanno creando robot sempre più simili a noi, stanno creando dei veri e propri umanoidi, anche perché il mondo è stato costruito su misura per gli umani e ovviamente un robot che dovrà svolgere vari compiti dovrà avere più o meno le stesse forme degli umani e per questo motivo molto probabilmente si creeranno dei rapporti con questi androidi, con questi umanoidi. Quindi dare dignità alle macchine vuol dire più che altro cercare di chiedersi che cos'è l'umanità, cioè dare rispetto ai robot per essere più umani noi, perché non sono i robot che non sono umani, magari siamo noi, non lo siamo abbastanza. È ovvio che una volta creati questi androidi, che non è regolamentato per fargli quello che ti pare, puoi sfogare le proprie frustrazioni e usare umanoidi per fare cose che non potresti fare agli altri umani, i primi a rimetterci siamo noi stessi umani. E più o meno è questa la missione del DETA, perché la roboetica vuole regolamentare l'uso della robotica per salvaguardare l'umanità, però per noi l'unico modo di salvaguardare l'umanità è anche regolamentare il comportamento degli umani nei confronti degli androidi. E questo più o meno è la semplice missione del DETA. Poi da qui ovviamente si aprono spirali di riflessione molto più ampie e più grandi che si trovano nuove strade. Oggi sono contentissimo di questo panel perché è un argomento che il DETA ancora non ci si è trovato su nessun panel, si parla sempre soltanto di integrazione dei robot nella famiglia, soprattutto per il discorso che più o meno i diritti che si vorrà dare ai robot è simile a quello dei nostri animali
senso, nel momento in cui uno ha un gatto o un cane, cioè si affeziona, e quindi non è che può arrivare uno e fare del male al tuo animale domestico, anche perché il primo a rimetterci poi è anche lo stato psicologico della famiglia, sta facendo un danno alla famiglia. E la stessa cosa succederà nel momento in cui ci saranno androidi domestici, qualcuno ci si affeziona, soprattutto quando verranno usati magari come badanti, no? Per gli anziani, oppure i robot saranno dentro casa con noi, giocheranno con i nostri figli e magari verranno usati anche per educare i nostri figli, e ovviamente si creerà un rapporto, un'empatia particolare, e questa empatia in qualche modo deve essere regolamentata. Oggi invece parleremo dell'integrazione della robotica anche per i diritti ambientali. È ovvio che secondo me una delle aspettative più positive, almeno io, forse è un po' utopico, è in un futuro dove le macchine si occuperanno più che altro di lavori, nel monitoraggio dell'ambiente, dei dati, robotica, intelligenza artificiale nei campi, da agricoltura, in modo di sprecare meno lavoro possibile per creare sempre più efficienza, in modo che anche gli esseri umani lavorino di meno e si crei meno spreco. Con questo possiamo iniziare il talk. Certo, continuare, il talk è già iniziato, grazie mille Hermes, presidente di Teta, per dare il calcio. Il passo è Emanuele. Appunto, per allargare un attimo il ventaglio su questi concetti che hai tirato fuori, appunto, roboetica, automazione, transumanismo, Emanuele Piglia, di Editore. Salve a tutte e tutti, e tutto. Bisogna iniziare con una considerazione. La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state un disastro per la natura umana. È vero, in molti paesi come quello nostro, in cui siamo fortunati di vivere, ha portato anche benessere, ha portato benessere soprattutto materiale, ma nel resto del mondo ha portato sofferenza materiale ma anche psicologica, esattamente come sta iniziando negli ultimi decenni a fare qui da noi. Questo non vuol dire che noi dobbiamo rifiutare una tecnologia che ormai è qui tra noi. Questo vuol dire che noi dobbiamo utilizzare questa tecnologia per ripensare un nostro approccio con il mondo che è completamente malato, un approccio con il mondo che è predatorio, un approccio con il mondo che è colonialista, un approccio con il mondo che sta portando alla fine della vita biologica sulla Terra, nonché innumerevoli sofferenze. Sofferenze che sono fisiche, sofferenze che sono psicologiche, sofferenze che sono verso specie e ecosistemi che in teoria dovrebbero garantire la nostra sussistenza su questo pianeta. Sussistenza che nei prossimi decenni è tutt'altro che garantita. In questo momento noi viviamo in un contesto in cui l'unica tecnologia ammissibile, l'unica tecnologia ipotizzabile è la tecnologia di sistema, cioè la tecnologia che funziona soltanto in relazione alle altre tecnologie. Quindi non per migliorare la nostra qualità della vita, ma per migliorare il flusso di lavoro delle altre macchine. Questo porta a un doppio sfruttamento, uno sfruttamento di noi esseri umani, che dobbiamo sempre più essere piegati al gioco della macchina, e uno sfruttamento delle altre macchine, che ora o in un futuro potranno iniziare ad avere qualche cenno di senzienza. A questo, nonostante le richieste di milioni di attivisti, attiviste, intellettuali, in tutto il mondo, l'unica risposta è stata più tecnologia, più sistema, più sfruttamento, più spoliazione, addirittura una guerra che in questi giorni è stato reso pubblico, ormai c'è stato Maskov, che è giustificato unicamente dal sfruttamento di terre rare in Ucraina. Non so se avete sentito la dichiarazione proprio di ieri del sottosegretario alla difesa del statunitense, no? Cioè gli Stati Uniti non possono mollare l'Ucraina perché lì c'è il più grande giacimento europeo di terre rare. A fronte di questo... Però aggiungiamo anche che i russi vogliono prendersi l'Ucraina per lo stesso motivo. Assolutamente, era giustamente per dire facciamo addirittura le guerre per continuare a distruggere. Guerre che tra l'altro sono condotte con strumenti che sono ormai automatizzati, quindi con quelle stesse macchine che prima o poi ci sostituiranno, volenti o nolenti. Un approccio etico quindi alle macchine è l'unica soluzione possibile, non che sia quella più auspicabile, ma è l'unica direzione in cui si può andare in questo momento.
ci troviamo di fronte a uno spartiacque. Uno spartiacque che in entrambi i casi porterà dolore, sangue, morte, disperazione. Da una parte, continuare la mega macchina capitalista di continuare a sviluppare questo enorme sistema che continuerà a schiacciarci e continuerà a usarci come la suola delle sue scarpe. Dall'altra, una soluzione che porterà ulteriore dolore, ma nel breve termine, e le cui conseguenze purtroppo non possiamo prevederle adesso, ma è davvero l'unica possibilità che abbiamo, che è cercare di ripensare tutto il sistema nella sua complessità. E a questo doverci... c'è qualcuno della Digos in sala? Perché a questo doverci ribellare anche con strumenti non proprio pacifisti. Grazie. Grazie a te Emanuela, Emanuele Piglia. E appunto sì, è la sfida che abbiamo di fronte, ambiente, tecnica, e come queste due si possono conciliare, perché in questo momento hai parlato di guerre, hai parlato di sfruttamento di terre, quando invece effettivamente forse la tutela ambientale potrebbe passare per queste tecnologie che invece utilizziamo, tipo in bombardamenti e in bellicismo. Non vorrei essere frainteso, l'unica possibilità è, cioè nel senso, uso un linguaggio proprio terra terra, io sono della Dispoli, insomma, quindi parliamo così. Sei a Terni? Appunto. Parla tranquillo. Cioè la questione non è tra la tecnologia sia e la tecnologia no, la tecnologia c'è, non è che si può far finta che non ci sia. Però l'unica soluzione è utilizzare la tecnologia contro il sistema, tramite sabotaggi, tramite ribellione, eccetera. Non vi è altra possibilità, perché l'unica possibilità è quella che di lasciar fare al sistema quello che già sta facendo, con strumenti sempre più sofisticati. Purtroppo l'attesa per cui magicamente il capitale crollerà da solo ci ha già portato al contesto attuale, e soprattutto non è che le macchine si ribellano da sole contro i padroni. Noi dobbiamo utilizzare invece quelle macchine per ribellarci noi contro i padroni, perché altrimenti il contesto va in una e una sola direzione, che è quella che noi già intravediamo di fronte a noi. Basta vedere gli ultimi anni e la direzione, certo, in cui si va. Certo. Sei stato molto chiaro, Emanuele, ministro dell'interno, stiamo scherzando. E... Ministro Giuli, non ci uccida. Però detto ciò, appunto stiamo parlando di preservare anche ciò che abbiamo e di come fare. Abbiamo a questo panel due profili, ma poi ci spiegheranno meglio loro magari in cosa sono più simili e in cosa sono meno simili, di tutela dell'ambiente, il patrimonio. Inizierei con il saluto di Francesco Fossati per Legambiente. Va bene, allora posso spiegare in due parole quello che facciamo, anche perché diciamo penso che ogni ciclo Legambiente fa cose diverse, quindi non è che c'è un andamento comune. Allora, per prima cosa, diciamo, da 15 anni abbiamo aperto uno spazio nel centro storico di Amelia dedicato alla sostenibilità ambientale. Quindi ci sono i gruppi di acquisto, ci sta una piccola bottega del commercio eco, ci sono gli detersivi biologici alla spina, facciamo anche una piccola rivendita di prodotti biologici a prezzo molto calmierato, nel senso molto più basso di Natura Sì, per dire, nel senso che prendiamo un profitto del 20% con cui se no riusciamo a pagarci le spese, insomma, quindi è un tentativo di, partendo da questo luogo facciamo una serie di iniziative anche culturali che servono per diffondere la sostenibilità ambientale. Dopodiché, vabbè, poi ne facciamo un po' di lavoro con le scuole per sensibilizzare i ragazzi, e un po' di presidio del territorio cercando di denunciare gli abusi edilizi o diciamo quelle cose che deturpano l'ambiente e il paesaggio, che comunque devo dire normalmente finiscono a zero, nel senso che finiscono dentro il cassetto di qualche magistrato e poi dopo non se ne sa più nulla, perché questa è la fine di queste cose. Va bene, noi dobbiamo parlare di diciamo giustizia climatica, no? Ecco, giustizia climatica è una parola che ha tantissime accezioni, no? Intanto c'è una giustizia climatica nel senso di richiesta da parte dei paesi che sono maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici, quindi per esempio i paesi dell'Oceania e dell'Africa,
nei confronti del mondo industrializzato, che è quello che ha prodotto il problema, perché se andiamo a vedere tutta questa anidride che si è accumulata nello spazio, chi l'ha prodotta? L'abbiamo prodotta noi, l'Europa, l'Australia e gli Stati Uniti, non è che ci sono altre cose. Ora adesso ci sono nuovi attori che sono entrati in gioco, la Cina, l'India, anche loro producono tanta anidride carbonica, ma ancora per fortuna diciamo la loro produzione pro capite di anidride carbonica è decisamente dalla metà a un quarto di quello di un americano, insomma, di un americano medio. Quando diventerà uguale, vabbè, ma tanto saremo fritti molto prima, insomma, penso. Giustizia climatica, diciamo, è anche quello che alcuni tentano di ottenere denunciando di fronte ai tribunali internazionali il fatto che i paesi diciamo non fanno nulla. Obiettivamente abbiamo visto questa serie di COP che tutte le volte più o meno fanno questa litania con diciamo grandi diciamo proclami, ma poi l'effetto non c'è. Diciamo, se prendo l'ultima COP, che è stata proprio paradossale, hanno fatta in Arabia Saudita, il presidente era il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita. Cioè, fa veramente ridere come idea proprio che l'abbiano potuto fare, pensare questa cosa. Non ha concluso assolutamente nulla, ma anche le altre volte avevano preso degli impegni, questi impegni non sono stati mantenuti, perché è una cosa, un conto il dire e un conto il fare. Insomma, il nostro governo, che è pieno di negazionisti, diciamo, è quello che ha utilizzato gran parte del PNRR per fare cosa? Per finanziare la TAP. Cioè, si può finanziare adesso, che bisognerebbe chiudere i rubinetti del gas, un nuovo gasodotto che una volta fatto deve durare almeno 50 anni, perché non so quanti miliardi hanno speso, diciamo, per far arrivare fino a qui il gas, insomma. Quindi è assolutamente folle. Il PNR l'hanno usato per i rigassificatori, che poi tra l'altro, ecco, va detto come in Italia le opere pericolose e inutili non hanno mai nessun tipo di opposizione, mentre magari, ecco, se invece il rigassificatore avesse voluto mettere lì una pala eolica, allora lì ci sarebbe stato. Cioè, vi rendete conto che in Italia fino adesso sono riusciti a fare un impianto di eolico offshore. Offshore vuol dire a 30 km dalla costa, che tu vedi una cosetta piccola così, però dà fastidio a quelli che hanno il battello e vanno in giro, questo dicono, perché è fastidioso questa cosa. D'altronde, chi non ha il suo battello? Chi è che non ha il suo battello, appunto, per andare? Quindi, diciamo, quando ci sarà il cambiamento climatico radicale, che si alzeranno i mari, potremmo immaginarci che sono i mulini a vento nelle distese delle praterie bellissime, e quindi alla fine dovremmo imparare ad accettare la bellezza. I mari, probabilmente, diciamo, buona parte di questa civiltà sarà stata spazzata via, perché diciamo le più grandi città del mondo si trovano a livello del mare, quindi capisci bene che il problema, a parte, insomma, non è solo quello, perché poi... La profezia di Waterworld. Sì. Comunque, ecco, quindi la giustizia climatica, alcuni cercano di portare di fronte a questi tribunali internazionali i paesi per costringerli a fare qualcosa. Secondo me un'opera interessante, soprattutto per far parlare del problema, anche diciamo può avere un qualche valore, ma più che altro simbolico, perché i governi, tutto sommato, non c'è modo di incastrarli. Cioè, nel senso, i governi alla fine, quando stanno lì, fanno quello che gli pare, e poi quello che gli pare a loro, quello che gli pare al sistema politico economico che li ha messi là, perché insomma, ecco, ciò che sta distruggendo il mondo è il sistema capitalistico. Cioè, nel senso che non è che abbiamo questa crisi climatica per sbaglio, non è che utilizziamo adesso per sbaglio tutti questi combustibili fossili, li utilizziamo perché rendono un sacco di soldi. Cioè, sono le società più ricche del mondo, le società, diciamo, estrattive, e pensate voi che loro vogliono rinunciare a estrarre fino all'ultima goccia di petrolio. Adesso hanno una tecnologia, prima diciamo
Adesso ormai possono farlo anche nel mare aperto a 200 metri di profondità, per dire. Adesso stanno attaccando l'Artico, l'Amazzonia, insomma, quindi in realtà la situazione non è disperata, peggio, diciamo, ecco. L'idea di ultima generazione come nome è interessante, perché, diciamo, dà un po' questo senso della fatalità, diciamo, di questo, dell'assurdità di questa cosa, ecco. E di fronte a questo